di vederli in azione sono di grande ispirazione e niente affatto spaventosi. Ah, sì, Sonno è responsabile di assicurarsi che le creature del mondo vadano a dormire la notte. Fai in modo che tutti vadano a dormire. Ah, sì, devi vederla, è molto affascinante. Cosa? Non preoccuparti, è una professionista e il cuscino è magico. Oh mio Dio, ti prego dimmi che cloroformio magico. Sì, magico. Oh, sei un angioletto, vero? Cosa? No, ferma! Oh, buio, ti prego. Questo chiacchierone non può dare di matto mentre faccio il mio lavoro. Niente di quello che fa è accettabile. Soffocare qualcuno con un cuscino, il cloroformio, un martello. Per non parlare dell'igiene con quei baci. Senti, faccio questo lavoro da migliaia di anni. Credo di sapere quello che faccio. E queste labbra sono pulite. Pulite. Grazie di averci fatto dare un'occhiata. Non so se potrò più dormire d'ora in poi. Certo. Beh, se devi restare in piedi tutta la notte, allora per te ho l'entità giusta. Insonnia è il miglior imitatore che abbia mai incontrato. Parla con la voce della persona che sta tenendo sveglia, sussurrando le cose inquietanti nelle orecchie. E questo sarebbe un lavoro. Sei bravissimo a farti degli amici, vero? No, non direi. Sì, immaginavo. Adesso guarda e impara. Tipico di Insonnia. Perché ho parlato così a Michelle? Penserà che sono un idiota. Beh, mi sa che verrò licenziato. Oh? Non rispetterò mai quella scadenza. Sta dormendo profondamente. Dovrò usare le armi pesanti con questa qua. Chi di voi sa dirmi come si scrive Delaware? Si scrive con la D maiuscola. Chi di voi sa dirmi come si scrive Delaware? Si scrive con la D maiuscola. Tutte quelle notti insonni erano a causa sua. Ma che basta! Pensi davvero che sia io il responsabile? No, no, bello mio. Io fungo solo da megafono per i pensieri che la gente già ha. Non seguirmi più con questo ragazzino buio, ok? È un insopportabile criticone. Non sono un criticone, vero? E si parte! Certo, non potremmo fare il nostro lavoro senza un piccolo aiuto da parte di Quiete. Ok, capito. Che sta dicendo? Parlava di me? Sarò onesto. Non ho mai idea di cosa dica, ma sembrava arrabbiata. Oh, rumori misteriosi! Forza, da questa parte! Ehi, come butta? Penso che questo momento richieda un bel scricchiolio con un piccolo tocco di raschiamento. Che è stato? Mamma, papà, sento dei rumori! Ah, sì, sto
davvero lasciando il segno. È una cosa assurda. Ehi, va tutto bene. Non è potresti reale, non... Stai interferendo con l'equilibrio della natura. Forse non lo capisci, ma stiamo facendo un importante lavoro qui. Insomma, in sua difesa, gran parte del tuo lavoro comprende aggirarsi di nascosto e spaventare i bambini. Non devo giustificarmi con nessuno di voi due. Il punto è che la sua presenza minaccia di distruggere il tessuto dell'universo come lo conosciamo. Non starla a sentire. Starnazza, ma per fortuna non morde. Oh, ehi, ho conservato il meglio per ultimo. Quindi preparati e tieniti molto forte. Ah, eccoci qua. Ti riferisci a tutti quei colori? Sì, quella è Sogni che dà il meglio di sé. Se vederla lavorare non ti fa apprezzare la bellezza della notte, niente lo farà. Cosa vuol dire vederla lavorare? Ehi, abbassa la voce, sta facendo la sua magia. Allora, cosa tormenta il tuo subconscio stanotte, Irene? Ok, parecchia ansia riguardo al lavoro. Hai una presentazione domani? Non credo tu sia pronta per questo, Irene. Devi fare bella figura con il capo. Oh, e tua figlia ha trovato un gatto randagio che vuole adottare? Mamma, possiamo tenerlo? Ottimo materiale stanotte. Ora elaboriamo tutto lo scenario. Farai la presentazione con grande sicurezza. Se riutilizziamo la bobina del meccanismo di avvolgimento, potremo ridurre i costi di produzione del 30%. La adorano tutti. Credo ti sia guadagnata questo, Irene. L'impiegata più competente del mondo? Mamma! Sei la migliore mamma di tutte! È stata una presentazione incredibile. Credo che otterrai quella promozione. Oh, mamma, possiamo tenerlo, per favore? Sì, certo che possiamo! Ti amiamo, Irene! Sorprendente, è sorprendente! Sei sorpreso, vero? Sì, è davvero forte. Te lo avevo detto. Sai, questo mi ricorda un sogno che ho fatto in cui facevo una presentazione a scuola. Ma tutti mi fischiavano. E la cosa più strana è che la mia classe era lo studio di un dentista. Ma cosa? Non ho evocato questo. È una coincidenza, vero? Sicuramente, deve essere così. Certo, perché altrimenti se dicessi qualcosa a caso, tipo non so, cetriolo malvagio... Ehi, ciao, Irene. È ora della tua visita annuale. Ma cosa succede? Buio! No, off limits. Avevi promesso di tenerlo a distanza da me. Senti, devo motivarlo. E il tuo lavoro è quello più motivante di tutta la notte. Scusa tanto per il cetriolo.